Arriva a Napoli lo scandaloso Goldsius and the Pelican Company, l'ultimo film di Peter Greenaway che dopo 2 anni di difficoltà distributive viene programmato in teatri e nei principali musei del mondo, come il Louvre e la National Gallery di Londra. Il film, che ripercorre le storie erotiche della Bibbia attraverso l'arte di un incisore olandese del 600, è in programmazione in lingua originale fino al 12 ottobre al Teatro Bellini. In occasione della presenza a Napoli di Peter Greenaway, l'organizzatrice Valeria Della Rocca e Marco Spagnoli per il Galà del Cinema e della Fiction in Campania hanno consegnato regista l'Excellence Award. Greenaway ha confermato che prossimamente curerà un progetto nei siti archeologici vesuviani, come aveva già anticipato il mese scorso al Museo MAV di Ercolano. Pensa ad un'installazione multimediale a Villa dei Misteri, dedicata a Marco Agrippa. Guardando gli affreschi pompeiani, aggiunto, capisco che l'immagine è nata lì e che la data più importante per la storia della pittura è proprio quella dell'eruzione del Vesuvio. Summa e riflessione sulle diverse forme espressive che l'artista gallese ha sperimentato e frequentato negli anni, anche l'ultimo film unisce narrazione, videoarte, pittura e teatro e musica. Sono state le giovani società milanesi Scrittoio e Mare Mosso a scommettere sulle nuove strade distributive. Prossime date Mantova e Roma.